Le vitamine sono un composto organico e un nutriente essenziale che un organismo richiede in quantità limitate. Un composto chimico organico viene chiamato vitamina quando l'organismo non è in grado di sintetizzare quel composto in quantità sufficiente e pertanto deve ottenerlo attraverso l'alimentazione. In tal modo, il termine vitamina è condizionato dalle circostanze e dal particolare organismo. Ad esempio, l'acido ascorbico, una forma di vitamina C, è una vitamina per gli esseri umani, ma non per la maggior parte degli altri organismi animali. L'eventuale supplementazione può essere importante per il trattamento di alcuni problemi di salute, esempio stati di debilitazione post-operatori, forti stress non compensati da sufficiente, corretta alimentazione e riposo eccetera, ma vi è una scarsa evidenza di benefici nutrizionali quando viene utilizzata da persone sane. Per convenzione, il termine vitamina non comprende altri nutrienti essenziali, come i sali minerali, gli acidi grassi essenziali o gli amminoacidi essenziali, che sono necessari in quantità maggiori delle vitamine, né il gran numero di ulteriori nutrienti necessari per la salute dell'organismo. Attualmente 13 vitamine sono universalmente riconosciute. Le vitamine sono classificate per la loro attività biologica e chimica, ma non per la loro struttura. Le vitamine possono essere liposolubili o idrosolubili, le prime si depositano nei diversi tessuti e possono portare a problemi di eccesso, vitamina A, D, e K, le seconde invece non si accumulano nell'organismo e quindi difficilmente raggiungono concentrazioni eccessive, perché si eliminano attraverso le urine. Hanno una funzione coenzimatica, cioè piccole molecole che si legano a una parte proteica per formare l'enzima biologicamente attivo che accelera i processi di trasformazione, vitamina B, C. Le vitamine possono derivare da composti che vengono trasformati nella forma attiva dall'organismo, le cosiddette provitamine. Per esempio, la vitamina D permette lo sviluppo delle ossa, per iniziare ad avere la sua funzione ha bisogno della luce solare. In assenza di essa si comporta da provitamina.